Bella a tutti, raga, bentornati oggi in campagna in un nuovo video. Lo so che manco da 3 giorni. Andrea è scomparso, non è vero, gli devo scrivere. Comunque, volevo portarvi un video perché mi interessava parlarvi della Coppa Italia, dato che comunque questo weekend ricomincia il calcio italiano, possiamo dire, perché non ricomincia il campionato, ma comunque ci accontentiamo della Coppa Italia. Si parte con sabato, vorrei parlarvi delle partite, cosa ne penso di questi ottavi. E magari farvi anche un piccolo pronostico. Allora, partendo subito da sabato, abbiamo un ottavo di finale, il primo tra Lazio e Novara alle 15. Allora, cosa penso? La Lazio ovviamente è stata fortunata, inutile dirvelo, come lo è stata la Roma, e lo ammetto. Le due più fortunate probabilmente di Serie A. E comunque penso che la Lazio non avrà problemi a portarsela a casa e passare al quarto di finale, perché comunque la Lazio ha sempre dimostrato di non sbagliarle queste partite, a differenza di squadre come appunto la Roma, sicuramente, anche un po' il Milan, soprattutto però in campionato, non in Coppa Italia, che io mi ricordi. Comunque per questa partita io prevedo una vittoria facile della Lazio, senza piccio, anzi, molto sinceramente. Passando dopo all'ottavo di finale, il secondo, c'è un Sampdoria-Milan che secondo me è un ottavo di finale che può dare molto fastidio al Milan, che comunque si deve anche preparare in vista della Supercoppa italiana. Credo che la Sampdoria possa davvero dare tanto fastidio al Milan e credo che il Milan, a differenza della Lazio, sia quella tra le top 5/6 più sfortunata, perché comunque una trasferta a Genova non solo contro la Sampdoria già sarebbe bastato giocarsela in casa, già pure in trasferta è veramente dura, a mio avviso. Credo che il Milan non dico che passerà, diciamo che è la favorita per passare, però non lo so, non so che dirvi. Si è ripreso con la vittoria con la SPAL, comunque il Milan che ha giocato nell'ultimo mese, a mio avviso, non passerà quest'ottavo, ma se il Milan dovesse ritornare quello vero, potrebbe anche non avere troppi problemi. Dipende anche molto dalla Sampdoria, questo è vero. Quindi qua vi lascio un po' col dubbio. Poi vabbè, Bologna-Juventus alle 20:45, non penso la Juventus avrà molti problemi, anche nonostante il turnover. Col turnover la Juventus potrebbe vincere il campionato, a mio avviso. Quindi passiamo a domenica, in cui abbiamo Torino-Fiorentina, che vi dirò di più insieme a Sampdoria, però più di Sampdoria-Milan è la partita più equilibrata, secondo me, di questi ottavi di finale. Non vedo l'ora di vederlo, anche se sarà un po' dalla parte del Torino in vista, dato che mio padre è del Torino. Se non lo sapete, scrivete surprise nei commenti. Comunque credo che il Torino potrebbe vincere, passare il turno come potrebbe farlo la Fiorentina. Questo stesso discorso di Sampdoria-Milan, però a differenza di Sampdoria-Milan non vedo un favorito, anzi proprio per questo non vedo l'ora di vedere la partita. Passando poi a Inter-Benevento, anche l'Inter ovviamente fortunatissima, però il Benevento è una squadra che comunque ci ha giocato l'anno scorso contro squadre del calibro dell'Inter, quindi rispetto a Novara e Dentella può dare più fastidio, anche se non credo che l'Inter avrà problemi a passare il turno. Mi raccomando, Don Branda già passato, quarti di finale già fatti, bravi. Passando poi a Napoli-Sassuolo, credo che il Napoli non ha avuto molta fortuna, perché questo Sassuolo può dare fastidio veramente, però il Napoli di Ancelotti non ne sbaglia di queste partite. Credo che il Napoli non avrà problemi neanche lei a passare il turno, soprattutto in casa. E le ultime due partite abbiamo Cagliari-Atalanta, che è una partita equilibrata. Cagliari-Atalanta è una partita equilibrata, a mio avviso. L'Atalanta è superiore, a mio avviso, per organico, per gioco, però forse vi sorprenderò, ma credo che questo turno la passerà il Cagliari, anche perché l'Atalanta di solito non ci mette grande entusiasmo in queste coppe, soprattutto nella Coppa Italia. Quindi direi che potrebbe benissimo esserci il passaggio del turno del Cagliari, come però non escludo a priori sicuramente il passaggio dell'Atalanta, soltanto credo che non
non si concentrerà più di tanto sulla Coppa Italia. Di certo farebbe piacere passare il turno, però credo che il Cagliari passerà il turno. E poi arriviamo alla mia amata Roma, che sarà impegnata appunto contro la Virtus Entella, squadra di Serie C, che mi fa un po' tornare alla partita con lo Spezia, perché una parte del mio cervello, del mio cuore romanista, pensa che bello, è così facile, è così bello, una parte invece si ricorda quel Roma-Spezia e pensa allora possiamo perdere. E quindi dobbiamo concentrarci, dobbiamo giocare una partita normale. Sicuramente mi aspetto i titolarissimi da Di Francesco, perché è inutile dire che è una sconfitta con l'Entella. Per me farebbe proprio cancellare Di Francesco dalla mia mente come allenatore della Roma. Già sapete che cosa penso di lui, che è un buon allenatore, ma se la Roma dovesse continuare questo periodo di crisi, o quello che c'è stato, perché c'è stato, bisognerebbe cambiare. Comunque speriamo non succeda niente di brutto. Il mio pronostico sincero è che la Roma passi il turno, perché mi sembra abbastanza, non dico ovvio da pensare, non dico ovvio che da succedere, ma ovvio da pensare, quasi ovvio. Però non escludiamo niente, mi raccomando, forza Roma, perché non dobbiamo escludere niente. Ci siamo diramati un po' troppo a parlare della Roma, comunque io vi chiedo di lasciare like, di condividere il video. Bella a tutti!